Buona domenica a tutti e ben ritornati sul mio canale Tutto dal Web. Maria De Filippi ieri ritorna con una nuova puntata di C'è posta per te. Questo è un amore interrotto, la storia di Erika e Giovanni. Oltre a un amore interrotto, è una storia di un amore malato, perché il tutto inizia una notte del 6 luglio. Lui, Giovanni, chatta con una ragazza, arrivano a dei discorsi un po' spinti, iniziano a mandarsi delle fotografie e diciamo che il tutto finisce con una videochiamata. Questa ragazza poi avvisa Giovanni di voler dire tutto ad Erika, così lui, non abituato a queste cose, va nel panico e sveglia proprio la fidanzata, raccontandole tutto ciò che è successo e facendogli vedere chat e fotografie. La sua fidanzata ovviamente si arrabbia, piange e gli dice tutto, poi alle 9 del mattino lo sveglia e gli fa trovare le valigie pronte. I due però hanno continuato a vedersi fuori. Ad agosto lei lo chiama e gli dice che non ha senso e che vuole però del tempo per capire e metabolizzare il tutto. Non era una porta chiusa, ma una pausa per riflettere. Così lui cosa fa? Va nel panico e inizia ad ossessionarla. Comincia ad avere nei confronti di Erika una gelosia ossessiva, ossia qualcuno gli scrive il messaggio o gli mette like a una foto, lui corre a casa sua per chiedere spiegazioni, lei magari pubblica degli scatti in costume e lui sbotta. Erika ovviamente gli fa notare che ha sbagliato e che lui deve smetterla di essere così ossessivo. A questo punto i due si lasciano e lui inizia una terapia. A C'è posta per te invita anche i genitori di Erika, ma lei è decisa a non volere un futuro con lui. Non è solo le chat, dice Erika, e le foto che hai mandato, ma anche quello che faceva prima e anche dopo quella notte. Il male che mi ha fatto scendere l'amore che c'era. Maria poi chiede se lo ama e lei gli dice: non lo amo al punto tale da tornarci. E così Erika chiude la busta. Voi cosa ne pensate? Scrivetemelo nei commenti. Se vi va, lasciami un like e iscriviti al mio canale. Ciao e alla prossima!